Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, episodio 126 della nostra partita con l'Etiopia. Allora, oggi spero di riuscire a dichiarare guerra all'Austria, però prima ho fatto un po' di micromanagement. So che voi mi avete chiesto di farvi vedere ogni cosa, quindi allora ho spostato questo da Goa, gli ho detto di mandare di qua perché qua gli ottomani hanno spostato il loro trade in questa zona, quindi stiamo perdendo un po' di soldi. Ho modificato qualcosina qui. Non sto più raccogliendo qua, io ho detto di spostare i soldi qua, insomma, ho modificato un pochino il trade, non credo cambierà molto. E per quanto riguarda la questione di raccogliere qua, ora come ora non ci cambia molto la vita, siamo già intorno ai 500. Avevamo superato i 500, adesso vediamo cosa succederà. Poi ho costruito le solite cattedrali in questa zona e mi sembra di aver modificato ancora qualcosina in giro, insomma. Adesso dobbiamo verificare due cose, però prima facciamo altro, però adesso lo devo dire per l'appunto. Allora, innanzitutto, wow, vabbè, comunque sì, è l'Austria. Questa mappa mi confonde. È alleata con il Papa, quindi se riusciamo togliamo l'alleanza del Papa. Se non è possibile, conquisteremo Roma. Perché avere Roma anche 5 anni in anticipo, considerando che convertiamo le province ogni 6 mesi, praticamente 5 anni, 6 mesi sono 12 province già convertite, perché avere solo Roma mi dà un missionario in più. Quindi credo che dichiareremo questa guerra con loro. Quello che volevo fare adesso era guardare questo coso qua, andare a esclusione dal contrario, quindi iniziamo a togliere questi. A Ussa dobbiamo toglierlo, quindi e questo togliamo l'editto, no edit, perfetto. E tutta questa roba qua è dei nobili. Adesso i nobili sono contenti, quindi posso togliergliele tranquillamente. Angot, cercando la mappa migliore, vediamo se troviamo quella giusta. Region, fammi vedere region. Dai, fammi vedere region. No, così non va bene. Voglio vedere regioni. Fammi vedere le cacchie di regioni. Oh. Dai, no, se così me lo togli però serve a poco. 1, 2, 3. Dai, facciamo così e basta. Allora via, via, via. A Ussa, nonostante siano tutti core e vecchi, ci sia prosperità, l'andremo a togliere. Addio, perdiamo 11 di development. Pazienza. E ora abbiamo uno stato in più. Poi torniamo su questa roba qua e vediamo se ne troviamo altri che sono in fondo alla classifica. Red Sea Coast e Damot. Allora, Damot dovrebbe essere qua dove c'è l'oro. Questo. Quindi di certo possiamo andare a togliere Red Sea Coast, che è sta roba qua. Purtroppo anche qua ci sono le istituzioni. C'è clero. C'è clero. Red Sea Coast, c'è nobili che non sono ancora incazzati. E l'altro? Quello potrebbe essere. Ah, quella è la cultura. Questo. Ok, sì, sarà una puntata un po' strana, eh. Ve lo dico subito, però prendiamo 15 punti amministrativi così. Poi vediamo un po' chi possiamo togliere ancora. Da Mott. O Zimbabwe 18, noi possiamo andare ad aggiungere roba che ha 120. Capite che sono cose che dovrebbero essere fatte. Se mi è caduto un pezzo di intonaco dalla testa, sulla testa, va bene. Allora, Zimbabwe, qual è? Questo. Essere questo, Suriname, Zimbabwe. Allora, anche qua c'è l'oro in realtà.
Quindi non so, probabilmente Zimbabwe di per sé, visto che c'è l'oro, possiamo anche farlo un'altra volta. Ci fa guadagnare 3 ducati. Però questo lo dà le tasse? No, non è vero. È considerato anche quest'oro qua. Vedete, questa interfaccia è fatta male. Perché non mi dice quanto guadagno? Dov'è, per esempio, cliccare? Comunque, lo Zimbabwe mi fa guadagnare sufficienza, presumo. Perché mi fa guadagnare, dice 3. Questo mi fa guadagnare 7, questo mi fa guadagnare 4, sempre perché c'è l'oro a sofola. Se invece andiamo su Damot, mi fa guadagnare 3, Kaffa 9 perché c'è Kaffa di per sé. Questo 0,85, ecco, vedete. C'è da considerare poi che, vabbè, avendo meno development, in realtà abbiamo anche meno manpower e tutte quelle robe lì. Però di per sé dove c'è l'oro conviene tenerle. Quindi Damot, Zimbabwe che c'è l'oro. Sheva. Andiamo, addio anche a Sheva. È cultura amara, però due sono cultura Omoro. Quindi. Questi sono ancora contenti. Una ditta. 17. Punti amministrativi che avevamo pagato a suo tempo. Ok, poi vediamo un po' chi c'è in classifica. Libyan Desert. Allora, qua non avevamo neanche finito di pagare tutto. Cioè, questi qua sono da pagare. Però ora lo togliamo. No edit. L'unica cosa che qua a Tarrana ci sono questi. Perché faccio questa cosa ora? Tra l'altro, perché ora possiamo andare a chiedere queste robe qua. Quindi vediamo un po' che succede. Comunque qua, Libyan Desert. Ciao bello. Abbiamo preso solo i punti di Tarana. Poi. Promoter. Questo qua dov'è? Tigrari. Magari oggi facciamo due episodi. Uno così di development, lo chiamiamo 1.5, che ne so. E poi facciamo uno di guerra. Come cacchio faccio a trovare Tigrari? Vedete, non ha senso. Dove cacchio è sto posto? Allora, devo cliccare. Ajax. Magari è questo. Ifat. Solomon. Questa è la Solomondia. Somalidan. No. Mogadiscio. Cose. Abbiamo visto che non era quello. Non dovrebbe essere il Congo. Non è questi perché sono comunque grandi. Maniad, questo no, non dovrebbe essere questo, e a questo punto non so dove cercarlo. Eccolo qua, Tigrari. Allora, anche lui purtroppo ha lo stesso destino di quelli sopra. Questo è Centro Etiopia, questo è Tigrari, Semin. No edict. Ci stiamo proprio trasferendo in Europa, ragazzi. Poi, vabbè, non è. Ci sono zone ancora più ricche che non abbiamo conquistato, tipo l'Austria. Cioè, questo quanto cacchio vale? È troppo. Troppo per essere calcolato dalla mente umana. 149. Uè, mi è caduto un insetto adesso. C'è qualcosa che abita nel mio tetto. Tu ora te ne vai. Ah, si è buttato lì sotto. Vabbè, è finito sul pavimento. Volevo buttarlo nel posacenere, ma non ci sono riuscito. Allora, andiamo avanti ancora un po'. Ora abbiamo Kuliname, dove dovrebbe esserci l'oro, e Butua, dove dovrebbe esserci appunto l'oro. Allora, questo è Butua, che mi fa guadagnare 7, e il Kuliname, che è questo, mi fa guadagnare 4. Quindi è buono. Ifat, l'abbiamo cliccato prima, è questo, e anche lui credo che lo possiamo abbandonare. Sì, direi di sì, arriva fino a qua, qua Barbanera, c'è un po' di roba. Allora, Ifat, no edit. Tutto dei nobili era. Nobili, vi darò terre molto più ricche di queste, non preoccupatevi. Ok,
IFAT, no, IFAT, 25 punti amministrativi che a suo tempo avevamo speso. Poi Solomodiant e Central Shawi Cost. Allora c'è questa e questa. Qua guadagniamo un bel po' però. Merca. Possiamo tenerlo secondo me. Comunque inizia a non essere un numero bruttissimo, eh. Oddio, 31 fa abbastanza schifo in realtà. Con questo mi fa guadagnare 2, questo 7. Quindi questo qua lo togliamo, l'altro magari no. Soli mani. Mi dispiace perché queste in realtà sono culture accettate. Però adesso modificheremo anche le culture accettate. Allora, qua c'è il clero. Qua non c'è nessuno, 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 nessuno. Clero. Boom. Quindi ora ne abbiamo un bel po', eh. Abbiamo guadagnati 7. Dobbiamo stare attenti a questo numero qui che fra un po' scende. Qua sono solo a 6% ovviamente, poverini. Questo lo teniamo perché ci fa guadagnare. Shalakwai è tipo questo. No, non è nessuno dei due. Central Shall We Cost. E che è questo? Questo? Eccolo qua. Allora, qua lo teniamo perché abbiamo speso troppi punti da mietta, mi starebbe sulle balle. Poi siamo già a 7. Secondo me siamo Ajax. Potremmo toglierlo. Mombosa, potremmo toglierlo. Ajax è questo. Non è cultura accettata, mi fa guadagnare 4. E Mombosa. E questo mi fa guadagnare 7. Anche questo è lì lì. Pensate che un tempo queste erano le nostre zone più ricche. Allora io mi fermerei qua. Central Etiopia, Oman, Cape of Good Hope e via discorrendo. Quindi abbiamo un bel po' di cose da fare adesso. Ora andiamo in cima alla classifica. Liege. Allora, la cosa positiva è che tutte queste robe qua sono pagate, quindi Liege, 20.000 gratis, e guadagniamo, no, un botto. Cioè, quando andrà via l'autonomy guadagneremo un botto. Soprattutto questo ci dà un sacco di manpower in più, che è la cosa che ora mi serve. A noi ora serve manpower e punti. Quindi cerchiamo di non sprecarne e di guadagnarne il più possibile. Poi abbiamo detto Aenteio, ora c'è devastazione Afgarve, vabbè pazienza, Brunei non possiamo, Loren possiamo, la Lorena è qui, esatto, e tutta sta roba è pagata, quindi non dobbiamo fare niente. Poi Brunei ovviamente non possiamo, Flandre stessa cosa, la zona è pagata e qua. Che adesso magari a soldi guadagniamo di per sé all'inizio meno, però deve lavorarci l'autonomia. E l'autonomia al prossimo, no, inizierà a scendere pian pianino, ma insomma, pian pianino scenderà. C'è questa cosa qua dell'autonomia da considerare, però se non facciamo questo non scende più. Ruyu non possiamo, Kutiai non possiamo, Malva non si può, Maidan non si può. Possiamo Fiel Posca, che è questa qui. E ora appunto ci sarà da decidere se prendere la cultura polacca, perché insomma ne abbiamo un bel po' di cultura polacca ricchi. Quanti siamo arrivati? Ne abbiamo ancora 3. Quindi ci siamo proprio trasferiti in Europa. Vilinia, Maidan. Maidan. Mi sembra non possiamo, non ne sono sicuro. West Bengal, di sicuro non possiamo. Berais, è questo? Però questo qua dovrei pagarlo, eh. Burgundi, 77. Preferisco Burgundi che non lo devo pagare. Perché è già pagata sta roba. Poi vediamo un po'. East Anglia e London.
Questo è da pagare però. E da 77. West Java no. Danimarca è da pagare. 71. 71 gratis che è qui. No, non in Vallonia questo. Allora, dovremmo essere arrivati a 41, ne manca uno solo. Ora vediamo se tenercelo per qualcosa di più interessante. Comunque, arrivati a questo punto, ovviamente ci sono questi incazzati. Adesso facciamo anche questa cosa. Fatemi controllare se già qua si vede. Polish 9%, questo qua 1%, quindi congolese. Tra l'altro questi qua non li abbiamo tolti perché quanto vale, quanto pare valgono. Congolese e Shalawi ora saltano. E mettiamoli certo, portoghese e polish, assolutamente. Allora, fatemi controllare solo una cosa. Quanto è l'arrest? Meno 10, meno 12. Non si vede mica da questa mappa. Sì, perfetto. Quindi i congolesi non dovrebbero incazzarsi. Questo costa 5. No, costa 10 e per 5 anni loro sono incazzati, però sembra che la situazione sia ok, abbiamo molti punti qua, quindi possiamo farlo. E ovviamente Polish salta in groppa, perché diventa la nostra seconda cultura. E ecco, qua si è aggiornato, possiamo mettere Burgundio o Flaminia, Flemish, Shalawi, credo che sia lo stesso discorso, anzi forse sono ancora più contenti, cioè meno incazzati. Allora, 178, 173. Ok, oltre a questo, poi dovremmo mettere dentro le zone da convertire, quindi questa in realtà non è stata una gran mossa, però le culture più grandi di tutte sono ovviamente quella inglese, quella francese, quella occitana, quella castellana e quella moscovita. Ora vediamo un po', perché io non ho messo dentro altro ovviamente in questo momento. Questa che non è grandissima, Polish, però insomma, dove ci guadagniamo di più noi? Quindi abbiamo davvero spostato il centro del nostro impero più a nord. Adesso anche il trade dovrebbe spostarsi di conseguenza. Ora sistemiamo questo, perché possiamo chiedere i punti. 48, 60, fantastico, posso chiederti anche i soldi. Mi sa che ti devo dare un bel po' di territori, 75. O ti chiedo queste e vai a perché currently 60, non sei 60 adesso, sei 63. Dobbiamo dare un po' di territori ai Burgess. Vedete che ora valgono anche molto di meno tutti questi, perché ovviamente abbiamo territori molto più ricchi a nord. E questo dovrebbe aver aumentato anche la nostra, il nostro force limit. Adesso c'è un pochino di autonomia ancora che ci frena, però c'è questa cosa qua che effettivamente ci dà un botto di roba. Allora, ancora un po' di punti. Alessandria, 71. Ora posso chiederti punti, soldi. Qualcosa che ti faccia felice di 2 punti. Non ancora. La zona più piccola che posso darti è questa. Perfetto. Ora tocca agli altri. Allora, iniziamo da questi. 70. Devo fargli arrivare al 10%. Quindi ora posso dargli davvero tutto a caso. Ottimo. Quindi andiamo qua dal clero e gli chiediamo i punti. A posto. Qua mi inchino. Chiediamo. Potrei farti. Anzi, dovrei darti un bel po' di roba, però vorrei chiederti entrambe le cose, ce la facciamo. Allora, iniziamo a portarti al 10% e vediamo cosa succede.
Non è giusto quello che sto facendo perché dovrei dargli questo dove l'autonomia adesso è alta, effettivamente, vedete? Qua invece ho abbassato dove l'autonomia era allo 0% e l'ho fatta salire. E io ho dato anche due zone con l'oro, vabbè. A parte che qua è 55, quindi in realtà non è vero quello che ho appena detto, però insomma, avete inteso. Qua 42, boom, perfetto, sono già contenti. Devo darti 20 punti. E il manpower quanto costa? Il manpower costa 15 e questo costa 20. Quindi ti tolgo 35, a 40 devi arrivare a 75 di felicità. Quindi facciamo salire questo qua ancora di 10 punti dandoti territori. Sì, diamogli questa parte qua, appunto, va. Settantacinque, settantacinque, fantastico. Quindi ti posso chiedere 150 punti e 217.000 di manpower. Boom! Ok, allora adesso col tempo loro tornano ad essere contenti e gli togliamo i territori. Bene, allora direi che l'episodio di micromanagement di oggi finisce qui. Adesso ne iniziamo quello dove tolgo la pausa. So che, insomma, alcuni di voi apprezzano queste cose, alcuni di voi no. Infatti non ero sicuro di farlo, però ho detto facciamolo. Quindi è un episodio che potete anche saltare, perché, vabbè, devo dirlo all'inizio, non alla fine. Però insomma, il concetto è che adesso togliamo la pausa, ma lo facciamo nel prossimo episodio. Abbiamo reso il nostro stato, secondo me, un pochino più efficiente. Quindi abbiamo in realtà ancora uno di questi da dare. Però appunto, come ho detto, ce lo teniamo per varie ed eventuali. Soprattutto, in realtà, questo qua che abbiamo fatto, dare questi territori, è servito anche in chiave questo, perché siamo saliti al 7%. Perché queste sono tutte zone dove c'è già. Qui non c'è, però adesso che abbiamo dato anche la cultura polacca, pian pianino secondo me, nel giro di poco questo numero salirà di tanto perché l'autonomia nostra scende. Non scende velocissimamente perché abbiamo un tipo di governo che è un po' scarso da questo punto di vista. Vedete, questi sono molto più forti. Per esempio, dovremmo arrivare a prendere questo, eh. Questo qua sarebbe il governo migliore per quanto riguarda l'amministrativa efficiency. Però questo qua ci dà meno uno arrest. E forse è meglio lui. Perché, insomma, avete visto che abbiamo grandi problemi di arrest, evidentemente. C'è anche questo sistema, questo problema qua. Ecco qua, sono quelli che ancora non ho pagato. Però, per esempio, questo qua. Ecco, questo forse è un buon momento per togliere questo stato qua, che è molto ricco, però ho rilasciato riga e alla fine quello che ho pagato è stato questo. Anzi, non è assolutamente vero, io non ho pagato nulla di questo, quindi questo stato volendo lo possiamo togliere. Sì, perché di questi due non li ho pagati e riga non l'ho ancora pagata, quindi lo togliamo ragazzi, perché alla fine è un 56. Lo togliamo. Ne abbiamo uno in più. Quindi abbiamo questi qua, Shoa Shoa Shoa, che sono ancora questi che non ho ancora pagato dall'inizio dei tempi e potremmo mandare a quel paese. Quoliname e Innabe, che è questo. Quindi qua dove non ho ancora pagato dall'inizio dei tempi questi core. Potremmo mandare a quel paese l'oro che c'è qui. No, dai, per ora va bene così. Però ne possiamo scegliere due. A questo punto forse è il caso di guardarli. West Verates. E questo qua serve da pagare, ma è molto forte. Mercia è sempre lì in Inghilterra. Se accettiamo la cultura inglese potrebbe essere molto positivo. Questo l'abbiamo preso. No. Bradant. Perché ho Bradant? Vuol dire che ho sbagliato. Non ho preso. No, questa è la Vallonia. Normandie.
No, dai, dai, ci salutiamo qua. Ne teniamo due perché di sicuro andremo a conquistare qualcosa di ancora più grosso, o magari appunto, che ne so, Parigi, possiamo tenercelo lì da parte. È vero che adesso questi qua li guadagniamo ancora. Qua abbiamo due culture, una di sicuro, non so se faremo mai la Tech 31, e a Tech 27 avremo altri 5 stati. Quindi magari ne teniamo due, i prossimi 5 non sto a togliere questi, anche se può essere che lo farò. Quindi abbiamo sistemato un po' a livello di micromanagement, ci vediamo nel prossimo episodio che sarà effettivamente il 126esimo. Questo qua era un episodio di gestione e basta. Ci vediamo nel prossimo, ragazzi. GG a tutti.